Oggi preparo con voi la pasta alla boscaiola a modo mio. Questa ricetta è davvero buonissima. Facciamola insieme, iniziamo. Allora, per prima cosa vi ricordo che se utilizzate come me i funghi porcini secchi, per farli rinvenire dovete metterli per circa 2 ore in acqua tiepida. La proporzione è 1 litro d'acqua per ogni 20 grammi di funghi. Visto quindi che i funghi già li ho messi qualche ora fa, mettiamo in padella dell'olio extravergine d'oliva, aggiungo aglio tagliato piccolo piccolo e cipolla e subito metto il prosciutto cotto tagliato a pezzetti piccoli. Fatevi fare una fettona da 150-200 grammi e facciamo cuocere per un paio di minuti a fiamma alta. Passati 2 minuti, sfumiamo con il vino bianco e lasciamo evaporare tenendo a fiamma alta. Evaporato il vino, mettiamo i porcini e facciamo cuocere per un paio di minuti ancora. Bene, a questo punto mettiamo i piselli. Facciamo cuocere sempre a fiamma alta per un altro paio di minuti. Bene, passati 2-3 minuti, aggiungiamo la salsa di pomodoro. Io ho frullato dei pelati, come spesso faccio. Sistemo un po', poi regoliamo di sale. Mettiamo un po' di pepe. E dopo aver mescolato, abbassiamo un po' la fiamma e facciamo cuocere per 20-25 minuti. Bene, quando l'acqua sarà arrivata a bollore, la saliamo e mettiamo a cuocere la pasta. A questo punto, vedete come si è ristretta bene la salsa? Spegniamo momentaneamente la fiamma e mettiamo la panna. Ed attendiamo la fine della cottura della pasta. Ok, una volta scolata la pasta molto molto al dente, riaccendiamo la fiamma sotto la padella. Trasferiamo la pasta. E mescoliamo bene in modo da farla insaporire bene bene e farla anche finire di cuocere. Mancavano una trentina di secondi forse alla fine della cottura. Ok, ci siamo. A questo punto spegniamo la fiamma, mettiamo il parmigiano, il grana, diamo un'ultima mescolata e andiamo ad impiattare. Mettiamoci pure un po' di prezzemolo. E guardate che bel piatto. E allora vediamo un po', io secondo me mi ustionerò come al solito, ma non vedo l'ora di assaggiare, quindi è squisita.